è successo? Non lo so. Sembra che l'abbiano dato fastidio a qualcuno lì al super al negozio. Tieni un metro di distanza, perché io la mascherina non ce l'ho. Mi chiamano male che ci siete voi. Mi sfugge. Meno male che ci sei tu. Mi sfugge, mi sfugge. Guarda, arriverà anche i militari, ma la mascherina ancora non te la sei messa. E ancora, sempre siete in giro senza mascherina. Però il problema è una persona. Togliti dalla strada, guarda qua. Guarda qua, iniziate di levarmi dalla strada. Tanto la vedo, aspetta un po'. Non sapete qua. Guardate, guardate gli agenti della Digos in borghese con il manganello in mano, guardateli. Questo è Torino, l'esercito. Perché uno era al supermercato, al mini market del Cingalese. Perché guardate, guardate l'esercito. E abbiamo visto in queste settimane i video di quello che è successo in giro. Abbiamo visto come si fanno i controlli, che vanno ad asta in 15 in mezzo alle persone che camminano per strada. Questa è la sicurezza. Non vi do una calmata perché queste scene fanno schifo e io non le voglio vedere. Questa è la dittatura, è una dittatura. Questa è una dittatura. 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 Ma tutto qua si parla di mascherine. Ma no, non lo so, ho sentito gridare, ma hanno stato nel supermercato lì. Sì, ma loro possono girare senza mascherina. Noi... Ma non è obbligatoria la mascherina. Loro sì, hanno il diritto di girare senza mascherina. Noi no, non le danno la multa. Ma loro no. Stiamo parlando con te. Oh, vedi qua, ragazzi. Non hai la mascherina.
mascherina, un mese di no. Non ti fai mettere la strada. Io sto a casa. Vado a casa, vado. Perché non può stare questa roba. Ma neanche sotto casa non puoi stare adesso. Te l'hai inventato te. Te l'hai inventato te adesso, vero sta roba? Così, vado a casa. Complimenti cosa, complimenti cosa. Fatti quella di merda che avete fatto. Bravi, ottimo, bravi. Ma tanto che cazzo ridi, va tranquillo, va tranquillo. La figura di merda l'hai fatta a te. Ragazzi, per fare le multe, siete i nostri difensori. È sotto casa, non potete parlare. Ci fornisce. Avete giurato sulla Costituzione, ragazzi. Sulla Costituzione. Senti. Sa, venite, ragazzi. Allora, e allora vieni, come ti definiamo? Basta, punto. Cioè non è una domanda. Vieni qua. Vieni punto, io ti devo identificare. Se hai il documento ti identifico qua. Se non hai il documento io ti porto. Non funziona così. Perché io ti devo identificare. Io non ti posso. È vero, io posso chiamarmi Paperino, io cosa ne so che non sei. Allora vieni. Ehi, sta parlando. Noi eravamo più lontano da te, voi vi siete avvicinati, siete stati a un metro di distanza. Voi state avvicinando, noi stiamo lavorando. Ma no, decreto non c'è l'obbligo della mascherina, Dov'è casa tua? E questa è casa mia, sei tu che ti sei avvicinato. Ma io sto lavorando. Allora, se puoi lavorare, puoi restare la gente poi senza mascherina. Della mascherina, Dove sei facendo? Sotto casa mia. Basta, dai, basta, lasciateli stare, dai, oh, dai, basta, non è successo niente, per favore, è avuto qui a 50 metri, dai. No, io posso stare a 50 metri da casa, per favore, basta, ragazzi, la Costituzione, per favore, ma questa è dittatura, per cosa? Non siamo criminali. Chi ha detto che siete criminali? Nessuno. E allora, perché questa scena? Che cos'è? Perché va tutto bene questa scena? Ha iniziato cosa? È incredibile, lei ha giurato sulla Costituzione. Non ti permettere di alzare le mani. Non ti permettere. La signorina deve venire con noi. Questo è il forno, ragazzi, io sono incensurato, pago tutte le tasse, sono sotto casa mia, questo è il forno, questo è il forno. Però stiamo lavorando, non stiamo facendo niente. Ho capito, ma dica che se c'è, ragazzi, abito da 17 anni, qui c'è una rissa al giorno, non vi ho mai visti. E ma chi è che ha mai chiamato? Non vi ho mai visti, bottigliate e coltellate. Chi è che ha mai chiamato? Ma come chi ha mai chiamato? Chiamano di continuo, abito lì, è incredibile. Cosa questa situazione? Sai perché? Ti spiego io. Ascolta, ti spiego io. Questo signore che abbiamo preso noi ha strappato le collanine di un vecchietto che camminava come voi. Io ho solo visto, guardi, uno che ha strappato la collanina, guarda. La mascherina. Esercito. La mascherina. No, questa cosa qui è la polizia. Adesso che lavoro fa. Ha tutto il diritto di farlo. Io mi informo studiando la legge. Ma quale vuol dire? Ma lei che sta alle leggi della Costituzione? La polizia è arrivata. Ma guardi che roba con dei ragazzi. Mi dica se questi ragazzi hanno strappato la collanina. Però non sono loro. Allora perché? Perché questa scena? Guardi, guardi l'esercito, guardi. Che c'entra? Ma come che c'entra? Questa cosa è inaccettabile, lo dico per lei. Guardi che adesso le fanno i vaccini a lei. È una cosa inconcepibile. Parla soltanto, non ascolta. Ma cosa devo ascoltare? Io vedo, non devo ascoltare. Ragazzi, venite, va? Che tanto così è la cosa. Dai, vieni lì che sei minorenne. Ma non è che l'assemblamento e quindi poi siete arrivati. Io ero ancora in casa e sono arrivato a seguire i macchini. Non lo fare mai più, non lo fare mai più. Perché? Per quale motivo? Ma non ci vedo! Ma che ho picchiato qualcuno, ha picchiato un poliziotto!
poliziotto, ha fatto qualcosa. Non mettermi la mano al posto. Non toccare nella testa. No, per favore. Guardate, oh, guardate quanti sono. Ma per quale motivo? Guardate, un ragazzino quello, vai via, vieni via. Ma siete pazzi, porco Dio. Guarda, guarda quanti sono. Ma che cazzo? Fermi! Ma che cazzo fate? Ma che distro! Ma che cazzo fate? Ma che cazzo fate? Venete denunciati tutti, tutti denunciati. Ma siete pazzi? Tutti denunciati. Pazzi di merda! Ma si fate di merda! Guardate quanti sono, 1, 2, 3, 4, 5, 10. No, io abito qui. Tutti in strada, porco Dio! Dai, sedete, cazzo! Ma vi rendete conto? Domani tocca a te! Domani tocca a te! Ma pensa a te, porca troia!